Molto buongiorno a tutti. Quest'oggi andremo a studiare questo macchinarietto qua giù, che è il nostro mantra per quanto riguarda le biciclette elettriche. Queste, oltre che a un tester, ci permette di risolvere quasi tutti i problemi ed identificare subito il problema più comune. Questo aggeggino ci permette più o meno di testare quasi tutto nella nostra centralina. Abbiamo questi tre cavetti che vanno un attimino a parte, che ci permettono di misurare i sensori di Hall, l'acceleratore e la pedalata assistita e tutti i sensori che vanno a 5 V. Poi abbiamo questo qua giù che ci permette di misurare le bobine del motore, quindi se il motore è buono o se è bruciato. Funziona per tutti i motori. Queste qua giù che serve per i sensori di Hall presenti all'interno del motore, dopo guarderemo che cosa sono. Questi qua giù che è il segnale di uscita della centralina e questo qua giù che è i sensori di Hall di uscita della centralina. Iniziamo subito col dire che tutto questo tester è completamente inutile se non vi fate per conto vostro una cosa di questo genere, cioè una matassa di cavi. Questa matassa di cavi mi permette di collegare la maggior parte dei connettori, dato che le varie biciclette hanno connettori diversi. Questa ad esempio è dell'Atala, se no queste sono della Scossa. Queste abbiamo altri sensori maschio-femmina. E a dipendere da che annata abbiamo la posizione dei sensori messi in maniera diversa, e quindi mi sono fatto vari cavetti. In più mi permette di testare sia l'uno che l'altro in contemporanea mentre collego un motore. Ma andiamo subito a vedere dove si andrà a collegare nel motore. Questi motori sono più o meno tutti uguali e sono fatti da una schedina, oppure si può trovare anche senza schedina i sensori sciolti e le bobine. Le bobine sono tre e si ripetono. Si collegano tutte sotto un unico cavetto e quindi vengono tutte collegate insieme. Ecco perché si può far funzionare più o meno tutti i motori con più o meno tutte le centraline. Cioè un motore 24 V può anche andare con una centralina 36. Potrebbe fare più rumore, potrebbe andare a velocità differenti, questo dipende tutto dalla programmazione della centralina, però sì, si può far funzionare. Per quanto riguarda la schedina, come dicevo, ci sono dei piccoli sensorini che sono questi, che sono sensori di Hall, cioè sensori dell'effetto Hall. In pratica questi tre sensori sono molto importanti per dare la posizione del motore, cioè all'interno del disco di magneti, perché il motore si pensa sempre gira, ma in realtà il motore sta fermo e quello che scappa sono i magneti che sono esterni e che man mano girano. Il girare dei magneti viene trasmesso poi a questo qua giù, l'epicicloidale, che trasmette a sua volta il movimento alla ruota, e quindi è la ruota che scappa dal motore che in realtà rimane fermo. Il motore infatti rimane in questa posizione, quello che gira è questo che va a scappare, trasmette il movimento e questo movimento viene trasmesso alla ruota e la ruota scappa. Avendo i magneti una posizione nord e una posizione sud, questi sensori andranno a vedere quando il motore si trova nella posizione nord o nella posizione sud per riuscire a dare l'impulso alle bobine nel momento giusto e quindi farle scappare. Ogni motore ha un tipo di cavettino diverso, i più comuni sono ovviamente questi qua giù, ma non ci sono soltanto questi. Questo ad esempio c'è quello resistente all'acqua, che è questa tipologia qua giù, e ha bisogno di un suo connettore particolare. Adesso andiamo a vedere all'atto pratico che cosa significa. Dunque, prendiamo il tester, lo colleghiamo, io voglio testare il motore, quindi il motore è questa parte di qua, cioè la prima. Collego, allora partiamo subito dal dire che l'ordine non influisce assolutamente, l'ordine del colore, quindi non è che per forza giallo giallo, blu blu, verde verde, ma si può mettere anche un ordine qualsiasi. Però già che ci siamo, mettiamo nell'ordine preciso, ci aiuterà a capire poi cos'è che è rotto. E anche qua sotto non importa che i cavetti siano nello stesso identico ordine. Come si vede, blu, verde, giallo, però potrebbero essere anche in altre combinazioni, perché tanto noi si testano i sensori e non importa dunque che siano nella corretta posizione. Quindi non è che se li collegate male avete un risultato differente del motore, perché qua giù noi testiamo in maniera separata le bobine dai sensori. Adesso io ho collegato i cavetti, li ho collegati a questo adattatore perché questo tipo di motore ha un connettore resistente all'acqua che necessita di un adattatore. Li attacco dunque qua giù l'adattatore e lo alimento. E si vede
che mi sta segnalando la lucetta questa qua giù che mi indica l'accensione e questi altri due che sono due sensori di olio. Ora noi quello che dovremmo fare sarebbe prendere una 10, tenere il motore fermo e girarlo e vedere un cambiamento. In questo caso il motore ce l'ho aperto sotto mano e quindi posso fare tutte queste operazioni anche solo girandolo io fisicamente. Allora, si vede dal tester che queste tre lucette in maniera alternata si accendono tutte. Il test che bisognerebbe fare è girarlo piano piano e osservare che due per volta siano accese e poi uno si spenga e a slittare. Quindi in questa maniera sono queste due laterali, poi se ne spenge rimane solo una. In questo momento sono i due centrali qua giù che sono accese, poi si spenge, rimane una e qua giù. Questo vuol dire che tutti e tre i sensori di Hall sono perfettamente funzionanti. Invece girandolo più forte, più veloce, generiamo un impulso maggiore e notiamo che anche i tre LED sopra si stanno accendendo. Si vede un po' male però. Anche quelli sopra si accendono, quelli sopra indicano le bobine, per cui ci sta dicendo che questo motore non ha problemi e funziona tutto, sia i sensori di Hall che le bobine. Funziona molto molto bene, basta girarlo veloce per vedere appunto che tutti i LED sono accesi e quindi è un buon segno. Bisogna stare attenti quando un LED non si accende di questi qua sotto o un LED non si accende di questi qua sopra, perché allora vuol dire che o una bobina è bruciata ed ecco perché serviva di mettere i colori, perché qua giù abbiamo la bobina 1 che è gialla, la bobina 2 che è verde, la bobina 3 che è blu. Se questo LED non mi si accende, io seguo il blu e so che all'interno del motore quello che mi si è bruciato è il cavetto che si va a collegare al blu. Ad esempio, il blu arrivava qui, quindi sapevo che queste erano le bobine, perché le bobine alla fin fine è molto semplice rifarle. Si può semplicemente tagliare il filo, srotolarlo tutto e riarrotolare un filo con caratteristiche almeno di diametro analoghe.